Venerdì al mio ufficio è arrivata una nota della dirigente scolastica, la quale mi segnalava la richiesta di un sopralluogo con una certa urgenza perché le era giunta notizia di un sospetto di amianto nei pavimenti della scuola. Si tratta sostanzialmente, questo lo dico anche per tranquillizzare la platea, di pavimenti in un materiale che è una sorta di linoleum per capirci, di un materiale che era utilizzato moltissimo in passato perché è un polimero all'interno del quale veniva consolidato, diciamo che veniva consolidato con la presenza di amianto. Pare, e questo è quello che ci hanno detto i tecnici della municipalità, che nel 2000 ci fosse stato uno studio della Federico II di cui essi avevano agli atti la relazione, e in questo studio veniva segnalato che questi pavimenti erano costituiti da quel materiale, ma veniva anche detto che si trattava di un materiale del tutto innocuo, non pericoloso perché non c'era stata dispersione nell'area di queste fibre, e veniva anche aggiunto, questo mi dicevano i tecnici, ma naturalmente abbiamo richiesto tutta la documentazione, che soltanto se abrasi meccanicamente, cioè sostanzialmente se polverizzati, questi pavimenti potevano dar luogo a eventuali rischi. Rispetto al presente, è ovvio che oggi noi dobbiamo innanzitutto ripetere quelle perizie, perché se allora non c'erano abrasioni dobbiamo essere sicuri che abrasioni non ci siano state e che dispersione di materiale pericoloso non ci sia stato. A questo punto però è ovvio che si va su due strade: uno, un progetto di riqualificazione di tutto l'edificio; due, l'acquisizione di tutta la documentazione che riguardava non solo quella scuola ma altre scuole, e quindi l'attivazione di un controllo a raggiera a 360 gradi, ma naturalmente la prima cosa da fare è garantire la scuola ai bambini. Ai genitori della scuola Cavour io dico che saranno informati tempestivamente di tutto quello che sapremo attraverso le perizie e di tutto quello che faremo organizzativamente per aiutarli e supportarli. Dico loro contemporaneamente di non sviluppare allarmismi, dico loro che purtroppo la soluzione molto fantasiosa e un po' utopistica di mettere su un servizio di pullman che poi possa attraversare quartieri così complicati come quelli che vanno da Viale Colli Aminei ai Ponti Rossi e quindi al Bosco di Capodimonte, oggettivamente non è praticabile, anche perché richiederebbe un ingente sforzo economico, una gara, e praticamente noi arriveremmo ad avere gli autobus dopo che la scuola è chiusa per le vacanze estive. Mentre è molto importante che i bambini riprendano subito la scuola nell'altro plesso, spero che la preside si stia organizzando in tal senso, e in tal senso io la spingerò e la supporterò. Per quanto concerne l'allarme della Presidente, io comprendo il suo stato d'animo, mi rendo conto che lei si sta trovando a gestire una situazione difficile, però penso che compito delle istituzioni in questo momento è non agire come se fossimo soltanto dei cittadini. Lo siamo ovviamente, siamo cittadini e siamo dalla parte della cittadinanza, ma noi siamo anche le istituzioni, e quindi è nostro compito metterci al servizio dei cittadini, praticando tutte le soluzioni necessarie. Sta a lei quindi, che dirige i servizi, farci avere quanto più possibile tutte le relazioni tecniche e naturalmente anche un progetto tecnico che consenta di rasserenare ulteriormente la platea per il futuro. E naturalmente ho già chiesto, e questo lo dico alla cittadinanza e lo dico perché non possiamo certo star fermi, a tutte le scuole, o meglio a tutti i servizi tecnici, di costruire dei fascicoli delle scuole, perché io insisto, la carenza di informazione, la frammentazione dell'informazione danneggia le scuole. Non possiamo affidare la memoria delle scuole a un singolo presidente del Consiglio di Istituto, a un singolo preside, anche perché i presidi cambiano nel corso degli anni. Allora è necessaria un'anagrafe edilizia forte, e noi la stiamo costruendo.